Nulla da fare, ragazzi, nulla da fare. Sinner perde contro Stefano Tsitsipas in 5 set dopo aver rimontato lo svantaggio di 2 set a 0. È un peccato perché, per come si era messa la partita, insomma, nel quinto mi aspettavo qualcosina in più da parte di Sinner, perché più che altro sono arrivati davvero troppi errori e non ci si può trovare 2 volte 0-40. Ma secondo me più che rimpianti per il quinto, comunque dove Le Chance era stato bravissimo anche ad annullarle, i rimpianti sono più per i primi due set sono stati assolutamente sottotono da parte di Sinner, che secondo me ha giocato tanto intrattenuta, tanto teso e non ha mai messo in difficoltà Tsitsipas, l'ha fatto rimanere tranquillo. Poi Tsitsipas, c'è stato un calo da parte del greco perché insomma c'è stato soprattutto il momento a inizio terzo set in cui probabilmente si sentiva un po' troppo comodo. È calato leggermente Tsitsipas e Sinner è stato bravissimo perché poi quella chance lì se l'è presa perché gli ha offerto quel momento di appannamento e Sinner l'ha sfruttato proprio per risvegliarsi un po' dal torpore dei primi due set e per, secondo me, la seconda parte del terzo set. Il quarto set è stato padrone del campo. Poi nel quinto c'è stata sì la reazione di Tsitsipas, ma secondo me c'è stata anche un po' di ingenuità da parte di Sinner. Io penso proprio al primo punto anche del quinto, perché può sembrare indifferente, quello smash sbagliato dopo aver comandato lo scambio. Può sembrare indifferente, ma sono quei momenti in cui devi porre la massima attenzione. Hai vinto due set, parti forte anche nel quinto, a quel punto metti comunque dei dubbi nella testa dell'avversario. Invece averlo fatto partire così sereno al servizio e poi purtroppo l'hai pagata da quel punto di vista, perché non l'hai più portata. A quel punto hai fatto rimanere ancora una volta Tsitsipas sereno nei suoi turni di battuta e non gli hai mai messo pressione perché hai commesso davvero troppi errori e poi ha variato un pochino poco, soprattutto nei primi due set. Io devo andare, ragazzi, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Una valanga di mi piace. A presto, ragazzi. Peccato, veramente peccato, perché siamo ancora una volta un pochino in un'occasione un po' buttata via.